Rosa, parte l'incontro adesso con il tocco dietro subito a centro. Torna dalla parte ancora a destra dove c'è sempre Blasio. Palla per Fanelli, non controlla perfetto la numero 7. Però forse la riconquista adesso, 1-2, stretta a centrocampo, bene per la Wospak, però perde un po' l'attimo del passaggio, Spinosa però alza la testa, alla fine vede l'imbucata per il compagno, forse è buona a tu per tu del portiere, ma il controllo alla fine, forse più importante, non è arriva, ma c'è il gol di Fanelli, bravo a sfruttare un pallone che rimane lì senza padrone, quindi passa la Wospak, parte Aquino, va direttamente verso la porta, la palla che tocca solo l'esterno della rete, a partecipare a questa azione, toccano palla mentre... Tutte e 10 i giocatori di movimento della Wolfpack. Fanelli gira con Maggiulli. Siamo sulla sinistra, ancora Iaria, non se la sente di puntare il compagno. Scambia però con Starnoni. Tenta la giocata Starnoni, se la porta sul destro può calciare la palla, però è troppo debole e centrale. L'azione prosegue con Aquino. In mezzo l'opportunità per il Castelverde, ma si fa ipnotizzare da Enrietti. Non è decisamente in partita quest'oggi. Palla lunga per Starnoni. Libera ancora la difesa del Castelverde. Siamo di qua. Bella questa azione manovrata centrale. Mette il piede Lutero senza paura. Nonostante aveva alzato il piede al martello l'avversario. Quasi si ostacola. Una palla è buona per Derito. Se la ritrova però con un'azione incredibile Potenza. Tu per tu con il portiere Potenza. E va a trovare il gol dell'1-1. Un'altra disattenzione anche fortunata qui della Wolfpack. E trova il gol del pareggio, quindi il Castelverde. Stocchi, lunga la sfera per Lambrifi. Prova a tentare dentro l'area, punta ancora bene Lutero. Lambrifi va col mancino, la palla che non si abbassa, ma sta diventando sempre più pericoloso il Castelverde. Con le mani ancora il lancio lungo, prova a controllare di petto Spada, si fa aiutare da Santa Maria, in mezzo al traffico, alla fine perde il pallone, buono per Ambrifi, se la mette sul mancino, la giocata prosegue Ambrifi, a tu per tu con il portiere Enrietti, va a siglare il gol del 2-1, quindi che ribalta la situazione, passa avanti il Castelverde, da Santa Maria, scambia con il compagno, ha spazio per andare qui Lutero, vediamo se si allarga un po' qualcuno da quest'altra parte, Lutero infatti... Scuote la testa perché non vede nessun movimento. Prova adesso il lancio per Spada. Buona ancora l'azione della Wolfpack. Spada in azione personale. Entra in aria. Se la porta sul destro. Perde l'attimo per calciare. Forse di spalle può servire qualcuno che però non c'è. Alla fine vede Iaria. È buona l'occasione per la Wolfpack. Palla in mezzo in due. Prima di testa Starnoni. Poi con il piede Fanelli. Non riescono a trovare il gol del 2-2. Arriva il duplice fischio del direttore di gara che manda le due formazioni all'intervallo. Vince la Castelverde dopo essere stata sotto. Per i primi 20 minuti ha ribaltato il match. Scavalcato questa volta Blasio, azione presa da Colozzi, a centrocampo esce bene per il Castelverde, buona da Aquino, si torna da Colozzi, Cattù per tu con il portiere, poi la palla è buona per Derito che trova il gol del 3-1. Testa a liberare Omarini, ancora Spada, difficile tenere giù questo pallone, si lotta a centrocampo, Maggiulli ne esce, terra ancora la Wolfpack, sempre con Maggiulli, attaccato da avversari, Maggiulli questa volta è bravo ad uscire, serve Omarini, Fanelli di esterno, il pallone forse passa per Starnoni che è puntare in aria, ancora numero 11, troppo debole anche in questo caso il pallone. Parte il numero 13, palla sopra la barriera, si abbassa e trova un super gol che rimette in partita la Wolfpack, 3-2. Il pallone Fanelli cercando un inserimento, non visto, adesso controtempo, comunque Spada se la ritrova. Di prima sbaglia l'appoggio al compagno perché c'è Perchinonni pronto a riprendere il pallone. A sua volta Blasio va a lottare anche lui sulla sfera. Un po' si complica la vita però Blasio. Si riposiziona però il numero 5, però ha tante maglie davanti a lui bianco-verdi, il pallone per Spada, ancora una sponda un po' complicata, Fanelli va a mettere il piede, stessa cosa, senza paura, fatto lì, addirittura serve anche Aquino, che va con il piede non è preferito, secondo palo, libera in qualche modo Potenza, per Chinonni, aiuta a far uscire un po' la squadra, Blasio, bravo di testa, poi Lutero, con Santa Maria, la palla è buona per Fanelli, nel traffico Fanelli riesce però a servire Starnoni, Colozzi siamo dalla parte opposta, spazio per andare Derito, a tutto campo il numero 9, a tu per tu con Enrietti, la palla è buona per Aquino, anche lui a sua volta alla piazza e trova un facile gol del 4-2.
Maggiulli. Cross in mezzo, forse è buono qui per Santa Maria, che di testa va a trovare il gol del 4-3, quindi riaccende le speranze della Wolfsburg. Terra, in aiuto anche Santa Maria. Ancora per Chinonni. Avviato dal compagno, siamo centralmente. Alza la testa, lungo questo pallone Blasio, bene il centrale della difesa della Wolfsburg. Va con Fanelli, ancora di primo, purtroppo telefonato questo pallone, comunque il servizio arriva anche debilmente dall'avversario. Va Blasio. Buona per Starnoni. Sterza, Starnoni mette a terra l'avversario. Ancora la giocata del numero 11. La battuta, c'è il tocco miracoloso di Innocenti. Comunque Omarini va a mettere ancora in mezzo il pallone. Intanto a saltare lo stesso Santa Maria. Ancora una volta di testa. Ora via il pallone, troppo con fretta, potenza. Dà quindi ancora possibilità alla Wolfsburg. Ancora speranza per la formazione di casa. Gira bene qui Maggiulli, in due a saltare, scavalcato il difensore, non controlla bene Chiaria, la trova comunque Omarini, interviene da dietro Lutero che si invola sulla fascia, poi il pallone è buono per Santa Maria, non controlla bene Santa Maria, poteva andare al cross in mezzo, lo fa in un secondo momento e sottoporta, trova il gol del 4-4, incredibile, proprio con Chiaria. Pallone toccato per Maggiulli, ma non c'è più tempo, finisce 4-4, una partita bellissima, soprattutto nel secondo tempo, piena di ribaltoni, piena di colpi di scena, la pareggia comunque nel finale la Wolfsburg, che va a dimostrare che ha una grinta da vendere.